Mezzi e personale di Ambiente S.p.A. effettueranno il ritiro domiciliare dei rifiuti secondo il calendario settimanale previsto, zona per zona. È quanto si legge nella nota diffusa dall'assessore all'ambiente del Comune di Pescara, Isabella Del Trecco, che ha ufficializzato la decisione di garantire la raccolta dei rifiuti anche il giorno di Ferragosto. Mauro Di Lanzo, responsabile tecnico di Ambiente S.p.A., entra nel dettaglio di questa decisione. L'amministrazione comunale, in primis il sindaco e l'assessore, hanno coniato questo slogan: il porta a porta a Ferragosto non si ferma. Perché? Perché Pescara in questi ultimi mesi, in quest'estate, ha avuto un incremento di cittadini spaventoso, tant'è che nelle ultime settimane abbiamo visto triplicare la presenza di persone, quindi abbiamo un notevole incidenza sull'attività di gestione del decoro urbano. Pertanto l'amministrazione comunale, in armonia con l'ambiente, ha ritenuto opportuno garantire nel giorno di Ferragosto, giorno festivo, la raccolta porta a porta di quei rifiuti che nell'arco della settimana hanno un solo giorno di raccolta, e se il giorno di raccolta cade con il giorno festivo, noi quindi effettueremo questa raccolta. Quindi, oltre a questa azione importante, il giorno di Ferragosto noi abbiamo incrementato le squadre di raccolta dei rifiuti, ma cosa importante, abbiamo aumentato il tempo di raccolta, ossia noi garantiremo un presidio sul territorio dalle 2 di notte alle 11, quindi per appunto garantire questa decoro urbano. Lei ha parlato di servizio di raccolta diverso dal conferimento, ecco, facciamo anche una precisazione perché magari i cittadini a volte si confondono. Il giorno di raccolta, il giorno di Ferragosto, noi parliamo il giorno in cui il rifiuto viene raccolto dal servizio di igiene urbana, quindi è il giorno in cui cade il giorno di raccolta, mentre il giorno di conferimento è il giorno che precede il giorno in cui il rifiuto verrà raccolto. Alcuni cittadini, alcuni telespettatori ci hanno segnalato episodi di inciviltà, di maleducazione, come vogliamo definirli, perché non sempre il porta a porta viene fatto in maniera corretta. Ci sono dei cittadini appunto che hanno segnalato la presenza di buste di immondizia al di fuori dei mastelli e anche al di fuori dei giorni specifici per il conferimento. Cosa si fa in questo caso? Allora, questa situazione crea un grande danno soprattutto al servizio di raccolta, perché si trova a dover recuperare, per garantire sempre il decoro urbano, dover raggiungere questi conferimenti non corretti in giorni in cui non è prevista quella raccolta, e purtroppo gli unici strumenti che abbiamo, oltre al fatto di procedere ad una sensibilizzazione del cittadino, stiamo appunto svolgendo un'azione di controllo del territorio attraverso i nostri ausiliari e i vigili municipali nel cercare di sanzionare questi comportamenti scorretti, perché vanno a rendere, a rovinare tutto quel bel lavoro che si sta facendo nella raccolta del porta a porta. Ci sono delle zone della città più indisciplinate di altre? Non vi sono zone, magari vi sono dei comportamenti di alcuni cittadini, perché in realtà il porta a porta Pescara sta rispondendo abbastanza bene, tant'è che quest'anno, nell'ultimo trimestre, abbiamo avuto un notevole abbassamento della quantità del rifiuto che va in discarica, e la risposta dei cittadini è abbastanza buona, noi siamo abbastanza soddisfatti.